Sara Cantini è la sorella minore di Giorgia. E ora che lei non c'è più, Giorgia non riesce a perdonarsi di aver avuto un rapporto così difficile con lei. Sara era una sognatrice altruista e spesso si scontrava con il cinismo della sorella. Nonostante tutte le litigate, c'è ancora un legame fortissimo tra di loro, forse ancora più importante di quello che le ha unite nel passato. Sara Cantini è la sorella della protagonista, la sorella minore. Oltre che essere rimaste orfane già da parecchi anni, oltre ad avere un rapporto molto conflittuale e per questo molto importante nella vita di Giorgia, la sorella era anche un po', se vogliamo, lo specchio della vita di Giorgia. Non trovava mai niente di quello che faccio. Trovava nella sorella un po' immaturo fare questi sogni a occhi aperti e quindi si scontravano molto spesso su quell'argomento. Lei trovava assurdo che lei scegliesse di andare in Africa a salvare il mondo, mentre la sorella era molto determinata in questo. Quindi si assomigliano dal punto di vista della testardaggine, però le loro strade sono differenti. Le succede di non avere le idee tanto chiare di quello che vuole fare nella vita e di che direzione vuole prendere. Le succede di andare incontro a un'avventura di vita che sarà fatale per lei. Sara, che stai cercando? Niente, stavo cercando delle medicine per la famiglia di Malik e mi chiedevo che cosa fossero queste. Quali? Ah, quelle. Sono per la schistosomiasi. L'anno scorso in Mali ci sono stati più di 6.000 casi, lo sai? Questo ha definitivamente segnato la vita di Giorgia, che è ossessionata dal ricordo di questa sorella, e questo ha, secondo me, anche peggiorato il suo rapporto con gli uomini, perché in qualche modo anche questo fatto che la sorella sia morta in queste circostanze così gravi la spinge ad acuire questo senso di sfiducia in tutto. Giorgia non si fida veramente di nessuno. La sorella è un fantasma che la perseguita da sempre e che sempre la seguirà. Ma a volte si ha bisogno dei sensi di colpa per mantenersi vivi. Attenzione, io non voglio fare veramente saggio, non lo sono nella vita. Però a volte si ha bisogno dei sensi di colpa. I sensi di colpa ti danno anche delle motivazioni per migliorare, forse. Quando sono stata in Italia ho fatto qualche ricerca perché non capivo che cosa servissero queste sostanze e quindi ho scoperto che sono neurotossiche. C'entra anche un uomo? C'è un tabù di mezzo. Sì, c'entra, ma in realtà è un pretesto. Lo scoglio grosso, il problema anche di fiducia che nasce tra Giorgia e Bruni è che ai tempi dell'università io ho avuto un flirt con Giorgia, però mi sono scopato anche Sara. Poi noi ci siamo mollati, quindi poi Sara l'ha detto a Giorgia. Giorgia ha fatto la grande, ha fatto quella che non gliene fregava un cazzo. In realtà non è vero. Si è molto dispiaciuta e ha avuto anche un crollo della fiducia. Tu sei tutto su di lei? Ma in realtà quello che le divide è anche quello che le unisce, cioè un rapporto tra sorelle un po' difficile. Ma le posso passare davanti? No. Devi passare davanti. Posso passare? No. È un altrove che invece la mette in difficoltà, la mette di fronte a delle cose irrisolte di sé, è il suo specchio.